Non ci credo, abbiamo scoperto una botola segreta sotto l'ufficio del preside. Abbiamo il codice, abbiamo la chiave. Ora tutto ciò che ci rimane da fare è scendere nella botola e scoprire la verità sul mistero di Billy. Ok, salve a tutti, sono Ispigioca e bentornati in Kindergarten. Oggi siamo tornati qui, gente, perché l'ultima volta ci siamo procurati un altro oggetto molto importante che oggi forse ci potrà essere utile. Infatti abbiamo fatto amicizia con un po' tutti in questa scuola, la maestra Jerome, Monty, Cindy, Bugs e pure Nugget. Ma manca ancora una tizia, la tizia a cui abbiamo messo la gomma nei capelli tanti tanti episodi fa, ma che ora cercherò di farmi amica, soprattutto perché, gente, abbiamo una nota che ci è stata data qualche episodio fa che è molto importante per questa bella Lily, perché riguarda il suo fratellino Billy che è scomparso, come ben sapete. Quindi diamole questa nota e vediamo cosa ha da dirci. Ehi, io sono Lily. Veramente hai sentito di cosa è successo a Billy? Ah sì, ho anche una nota che riguarda lui. Cos'è quella? Sembra la scrittura di Billy. Come ha fatto a ottenerla? Cosa sai di Billy? Nugget me l'ha data. Sapevo che Nugget mi stava nascondendo qualcosa. Sai cosa dice quella nota? Non riesco a leggere bene quanto mio fratello sapesse fare. Eh no, nemmeno io so leggere. Guarda, sono un più piccolo di te, ciccia. Beh, allora devi trovare qualcuno che riesce a leggerla. Sbrigati! Ok, ok. Beh, allora, tecnicamente, da quanto ho sentito, Monty è l'unico in grado di leggere bene. Sembra essere tipo il secchione della classe. Dato che siamo all'asilo, pochi sanno leggere. Uno potrebbe essere appunto lui. Quindi proviamo a parlargli e sentiamo che dice. Ciao, sono Monty. Se hai bisogno di qualcosa puoi parlarmi. È probabile che te lo riesca a far ottenere per il giusto prezzo. Vabbè, tutte le solite cose da venditore di batterie di pentole. Voglio che tu mi legga questa, ciccio. Certo, te la leggerò, ma ti costerà $1. Affare fatto? Ok, ok, assolutamente. Vale la pena sapere cosa c'è scritto. Ok, vediamo. Ah, questa scrittura è atroce. Dice qualcosa riguardo un nascondiglio nell'ufficio del principale che può essere aperto con il codice scritto qui sotto. E appunto, qual è il codice? Ecco dove la scrittura diventa particolarmente terribile. Questo mi impiegherà un po' di tempo per decifrarlo. Proverò a farti ottenere il codice per il pranzo. Vabbè, pranzo non è tanto lontano. Ci sta, ciccio, lo accetto benissimo. Ehi, Lily, ho scoperto qualcosa riguardo alla nota. Beh, cos'hai detto? Qualcosa che riguarda un nascondiglio segreto nell'ufficio del principal, del nostro preside. Un nascondiglio segreto? È probabilmente dove sta tenendo Billy. Dobbiamo entrarci, dobbiamo salvarlo. Solo... dobbiamo trovare un modo per entrare nell'ufficio del principale senza che lui lo sappia. Ho un piano, ma ha bisogno di un telefono e una chiave per l'ufficio del principale. Beh, ciccia, noi abbiamo tutto. Abbiamo praticamente tutti gli oggetti del gioco, quindi direi che siamo sulla giusta strada. Ho un telefono, cara mia. No, wow, è così figo. Ora l'unica cosa che mi manca è una chiave per l'ufficio. Ho anche la chiave, ciccetta. Wow, hai tutto quello di cui ho bisogno. È così perfetto. Ora ti dirò il mio piano. Dimmi pure, di cosa si tratta? Ho bisogno che tu venga mandato in ufficio da solo. Una volta all'interno devi trovare quel nascondiglio. Com'è che mi faccio mandare lì da solo? Beh, in realtà una mezza idea già ce l'ho. Nugget c'entra sempre in queste cose. Sono sicuro che lui ti potrebbe far finire lì. Fagli un po' di pressione, sono sicura che qualcosa succederà. Buona fortuna. Grazie, ciccia, lo sapevo già. Oh, l'ultima cosa. Se lui ti dà uno strano device, uno strano barchingegno, non vieni a parlarmi finché non te ne sbarazzi. Ok. Beh, no, gente, lei fa tanto la misteriosa, ma all'incirca penso di sapere di cosa si tratti, perché sono tutte cose che abbiamo già intuito negli episodi precedenti. Nugget ci manda dal principale quando proviamo a parlare di Billy, giusto? Cosa è successo a Billy? Gli faccio domande, chiedo dov'è, bla bla bla, e in teoria, interessandoci a Billy, dovrebbero spedirci nell'ufficio del preside. Ah, eccoci qua, infatti, è tutto andato secondo i piani. E ora non so bene cosa fare, dobbiamo teoricamente assecondarlo per lasciarci in pace, in modo che possiamo rovistare nel suo ufficio e quindi trovare quel nascondiglio segreto. Quindi facciamoci dare queste pillole, perché lui ce le sta dando per dimenticare riguardo a Billy, bla bla bla. Ovviamente non le prenderemo, però al massimo possiamo fare ora qualcosa. Oh sì, possiamo muoverci all'interno dell'ufficio, ok? L'unico posto che non ho mai esplorato in passato perché temevo la pistola del mio preside, perché lui è solito sparare i propri studenti in mezzo agli occhi. Diamo un'occhiata qui sotto il tappeto. Questo tappeto sembra essere un pochino fuori posto. Sì, guardiamo sotto il tappeto. Eccolo! Wow, piano, piano, piano. Non è che devi guardare intorno nel mio ufficio. Vai fuori di qua. Ok, mi scusi. Quindi, ecco,
quello è il nascondiglio segreto. Bentornato! Spero che tutto sia andato bene. Sì, è andato tutto bene. Per caso il principale ti ha dato della droga da darmi? Assolutamente sì, mi ha dato delle pillole, ora te ne do una così mi lasci un pochino in pace, tanto non mi costa nulla. Oh, e ti togli un pochino, perché il fiato sul collo dell'insegnante sinceramente non lo voglio assolutamente. Ora siamo liberi di fare ciò che vogliamo all'interno di questa stanza. Prima cosa che voglio fare ovviamente è parlare a Lily, dato che abbiamo scoperto che effettivamente c'è un nascondiglio segreto, anzi una botola segreta sotto il tappeto del preside. Beh, hai visto il nascondiglio? Sai dove si nasconde Billy? Sì, ho visto il nascondiglio. Eccellente, ora passiamo alla prossima fase. Dobbiamo trovare un modo per entrare nell'ufficio del principale mentre lui non è lì. Com'è che lo facciamo? Dobbiamo trovare un modo per farlo uscire e trovare una maniera per entrare nell'ufficio. Penso di poterlo attirare fuori se lo riesco a chiamare. Ok, ciccia. Monty ha detto che avrà il codice per il nascondiglio a pranzo, vero? Ci vediamo lì allora. Ok, quindi dobbiamo sempre procrastinare e fare le cose dopo, non possiamo farlo ora. C'è l'ultima cosa, comunque. Se tutto questo va orribilmente male, dobbiamo aver bisogno di una scusa da usare per quello che abbiamo fatto. Dobbiamo avere delle vere e proprie prove. Com'è che lo otteniamo? Beh, se c'è un casino in questa scuola, chi lo pulisce? Immagino che il bidello abbia qualcosa a che fare con tutto questo. Vuoi guardare se sta facendo qualcosa di sospetto? Ok, va bene, d'accordo. Abbiamo così tante missioni da fare, così tante cose da tenere d'occhio che non so nemmeno io, onestamente. La prima cosa che però potrei fare è andare a fare un giro per la scuola. E c'è inutile che vieni qua, sei tutta truccata con le pillole. Sì, lasciami. Dammi il pass per il bagno e fammi fare un giretto. Andiamo in bagno e vediamo se c'è qualcosa di interessante da queste parti. Oh, salve, caro bidello. No, non picchiarmi, per favore, sono già morto un sacco di volte. Che schifo però che lasci in giro. Questo batter è disgustoso, non lo userei mai. E beh, è ovvio, Ciccio. Ciccio, dovresti fare il tuo lavoro però, non è possibile. Il bagno ha bisogno di pulizia. Sì, lo so. Ma chi pensi che abbia fatto casino, in primo luogo? Beh, lo pulirai? Non se non devo. Io vengo pagato allora, non per tutti i bagni che pulisco. Utilizza un altro gabinetto. Ma tutti gli altri sono presi. Ah, va bene, me ne occuperò. Grazie. Perfetto. Stupido ragazzino. Che mi fa pulire lo stupido gabinetto con il mio stupido moccio, perché è il mio stupido lavoro. Oh, ok, va bene. Oh mio Dio, guardate come lo pulisci, guardate. Oh sì, quanto godo a vederti qua che fatichi mentre io sono in giro a raccogliere prove. Vabbè, che tu sei un assassino. Tipo, diamo un'occhiata qui dentro. Questa è una borsa estremamente sanguinosa e disgustosa. Le parti dentro sono troppo pesanti e grandi da portare, eccetto per un dito tagliato. Ok, lo prendiamo assolutamente. Oh no, mi ha sgamato. Oh no, mi è sgamato? Ecco, è pulito. Non che ora tu possa usarlo, perché appena suonata la campanella. Vai fuori da qui. Oh, che peccato. In realtà a noi va benissimo, perché abbiamo ottenuto il dito mozzato, che è la prova che il bidello sta facendo qualcosa di losco. E potremmo utilizzare appunto questa prova per giustificare tutto quello che stiamo facendo. E sì, finalmente siamo a pranzo. E a pranzo, come ben sapete, Monty teoricamente dovrebbe aver decifrato il codice che ci serve per entrare nel nascondiglio del preside. Ma prima di chiacchierare con Monty, dobbiamo dire a Lily che la nostra missione è stata completata. Hai trovato qualcosa? Abbiamo bisogno di qualche sicurezza prima di fare qualcosa di così pazzo. Ho trovato questo dito tagliato, baby. È disgustoso. Oddio, spero veramente che non sia quello di Billy. Oh, Gesù. Vabbè, funziona lo stesso. Non deve essere quello di Billy per forza. Un dito tagliato è una ragione abbastanza importante per entrare nel panico. Quindi va bene come prova? Certo. Semplicemente tieni lontano da me. È così disgustoso. È tempo di scoprire cosa è successo a mio fratello. Hai ottenuto il code da Monty? Non ancora. Allora vai a prenderlo. Vieni a vedermi quando l'hai trovato. Ehi, Monty, allora sto codice? Riesci a passarmelo? L'hai decifrata questa nota? Ovvio che l'ho fatto. L'ho scritto dietro la nota. Eccotela. Divertiti con questa cosa. Grazie, Ciccio. Un dollaro ben speso. Mio Dio, abbiamo anche il codice a questo punto. E siamo pronti, gente, a fare un bel po' di casino. Andiamo a parlare con Lily e vediamo se il nostro piano può aver luogo. Beh, l'hai ottenuto. Sì, ora cosa facciamo? Ho già pagato la pizza del pranzo. Dobbiamo andare in bagno. Da lì utilizzeremo il telefono per chiamare l'ufficio del preside e lo tireremo in classe. Ci incontreremo lì allora, Ciccia. Perfetto, quindi dobbiamo incontrarla in bagno. E sarà una figata incredibile, perché appunto finalmente possiamo fare questo bel piano, attuarlo alla grande e via. Salve, buongiorno. Ma che cosa? Ehi, piccolo uomo, sei troppo giovane per portare la tua ragazza nel bagno con te. Cosa ti riferisci?
Devi aspettare almeno alla sesta elementare per quello. Vi dovrò portare entrambi dal preside. No, non capisci. Questo è molto importante, non puoi fermarci. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. Non lo so. Magari vi potrei lasciare in pace se avesse delle sigarette. Sì, in effetti ce le ho prese prima. Ho dovuto pure restartare la partita. Oh, grazie. Ecco, piccolo amico, sì, fai quello che vuoi. I tempi stanno cambiando, immagino. Beh, sì, sicuramente stanno cambiando. Sei sorpreso perché noi all'asilo abbiamo delle sigarette. Ormai siamo tutti super fighi sin da subito, come se fumare fosse figo. Che bella idea portare quelle sigarette. Ora dammi il telefono. Devo fare una chiamata molto importante al preside. Oh, sì, perfetto. Pronto? Mister Preside? Lily? Sei tu? Perché mi chiami con il telefono della tua insegnante? Passamela! No, ma se vuoi salvare la sua vita, dovresti sbrigarti e andare nella classe, ora! Ma qual è il significato di questa cosa, Lily? Rispondimi, signorina! Click! Ah, vabbè, sì, ha messo giù il telefono. Questo dovrebbe averlo sistemato. Posso sentirlo andare in classe. Andiamo! Ok, quindi dobbiamo sprintare e andare velocemente verso il suo ufficio prima che lui si accorga di quello che stiamo facendo. Ok, ok, questa è la porta all'ufficio del preside. Andiamo! Non posso crederci, siamo dentro! E lui non è nemmeno qui, sotto il tappeto, nell'angolo, ciccia. Vediamo se riusciamo a entrare dentro il coso. Ma cosa? Non c'è nessun posto dove inserire il codice! Questo lucchetto richiede una chiave! Cos'è che faremo? Oh no! Dannazione, devo trovare la chiave! Deve essere da qualche parte. Oh, ho trovato qualcosa! Ho trovato qualcosa qui! Una lampada! C'è un lucchetto! Sembra che richieda un codice! Ah, quindi abbiamo il codice per aprire il lucchetto! E il lucchetto ci dà la chiave che è custodita all'interno del cassetto. Quindi wow, adesso abbiamo la chiave con cui aprire la botola. C'è una botola sul pavimento. Del sangue secco macchia il tappeto tutto attorno ed è bloccata. Apriamo questa botola, apriamo questo nascondiglio e vediamo cosa c'è dentro. Ok? Ok, ha funzionato. Prima di andare giù, voglio dire grazie. Non sarei mai andata così lontano senza di te. Nessun problema, ciccia. È il mio mestiere salvare le damigelle in difficoltà e condurle a morte sicura. Qualsiasi cosa succederà lì sotto, rimani vicino, possiamo farcela. Piccola nota, gente, sotto questa botola ho sentito che c'è il finale di Kindergarten, quindi tenetevi forte perché stiamo per scoprire la verità su Billy, la sua misteriosa scomparsa. Entriamo nella botola. Oh, yes! Oh mio Dio, cosa sono Pokémon? Cos'è questa cosa? Wow, non posso credere che questo sia sotto... Billy! Quello è tuo fratello... Oh mio Dio, che bello che è! Cosa... Cosa ti ha fatto? Dobbiamo trovare un modo per rilasciarlo. Presto! Non lo so di preciso. Non so improvvisare benissimo. Ma mi trovi leggermente in difficoltà, Lily. Qua c'è un buco, posso provare a buttarmi? No, ok, basta farlo stupido. Devo dare un'occhiata. Penso che questo sia il computer che permette di controllare questi cloni o questi affari. Allora, in pratica, ci sono vari bottoni da premere. Potrebbero ovviamente significare la nostra morte da un momento all'altro, però proviamoci lo stesso. Proviamo a premere il bottone giallo. Vediamo cosa fa. Oh, ok, a quanto pare il bottone giallo ha spostato la luce gialla che indica la tank, quindi l'acquario, il clone attivo da quello di destra a quello di sinistra. E il rosso cosa fa? Neutralizing content. Oh no, lo sto uccidendo! Ok, il bottone rosso decisamente non è quello corretto. Quindi teoricamente se il giallo sposta la tank attiva, quindi l'acquario, e possiamo premerlo un'altra volta, evidenziamo Billy e ora... Oh mio Dio. Green oppure blu? Beh, teoricamente è più benaugurante e forse mi permetterà di curarlo. Quindi proviamo di green button e vediamo che succede. Mutation process reverting, bla bla bla. Sì, è diventato Billy. È tornato a essere Billy, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta alla grande. Ha funzionato. È sistemato, ora dobbiamo soltanto trovare un modo per uscire da qui. Oh no. Oh no, tutte le luci si sono spente. Oh, le luci si sono spente, non riesco a vedere nulla. Andate via dai miei esperimenti. Lo sapevo. Sapevo che c'eri tu dietro tutto questo. Avevi mio fratello tutto questo tempo. Sapevo di aver sbagliato a scegliere lui. Aver scelto lui per cosa? Qual è il significato di tutto questo? Suppongo che tu debba sapere come mai ho fatto tutto questo prima che ti uccida. Sì, in effetti mi piacerebbe saperlo. Queste creature vivono sotto la scuola e producono certe sostanze chimiche che hanno effetto sul corpo umano in modi molto interessanti. Tipo quali? Io li metto nelle pillole e hanno un effetto differente su ogni persona che li prova.
Ad esempio, la signorina Applegate sembra aver sviluppato una dipendenza. E Nugget invece? Beh, lo sistemano la sua testa malata. Non so cosa ci sia di sbagliato con lui, ma sembra che le pillole lo migliorino. E Billy? Le creature negli acquari vicino a lui sono abbastanza ostili. Volevo replicare la stessa produzione chimica negli umani per ridurre il fattore di rischio. Sì, ma questa cosa non spiega il rapimento di Billy. Nugget doveva essere il mio esperimento originale, ma Billy si è accorto di uno dei corpi di queste strane creature nello sgabuzzino del bidello, mentre si stava occupando di un cane o qualcosa del genere. Ok, qui abbiamo finito. È tutto quello che dovete sapere. Ora devo uccidervi, sfortunatamente. Non posso fare in modo che questo si sappia in giro. Rimane soltanto il bottone blu. Cosa dobbiamo fare? Beh, casomai ricominciamo se sbagliamo. Io vado di bottone blu. Oh, releasing contents of all viable tanks. Cosa sta succedendo? Oh, oddio! Hanno fatto uscire la creatura ostile e anche Billy. No, cosa avete fatto? Vai via da me! Oh sì, attaccalo, prendilo! Oddio, cosa sta facendo? Lo sta toccando con un tentacolo. Oh! Che è esploso il preside. Esploso il preside, a quanto pare. E ora? Oh, oddio, si porta la sua testa dove? Oh! Sì, perfetto, è andato giù! Non ci credo, pensavo ci avrebbe attaccato. Billy, svegliati, sbrigati! Ah? Che? Dove sono? Che succede, Billy? È vivo! L'abbiamo salvato! Ce l'abbiamo fatta! No, davvero, ce l'abbiamo finito tutto così bene! Possiamo uscire da qui? Voglio andare a casa! Mi sa di sì. C'è anche la campanella. Si sente la campanella da qui sotto. Siamo nel laboratorio segreto di Dexter. Eppure c'è la campanella da sopra. Ma certo che possiamo, sciocchino. Ma prima dobbiamo andare a fare un giochino con la maestra. No, davvero. E quindi, come al solito, come ogni fine di giornata, dobbiamo metterci qua a fare lo show and tell. Quindi il mostra gli oggetti e racconta. Ehi, ma guarda che è tornato. È tornata l'amica di Nugget. Billy è libero dal cattivo preside. Stai zitto, strano. Spero che tutti abbiate una buona scusa. Mi spiace, signorina Applegate, ma abbiamo trovato Billy! Capisco, ma non è una buona scusa per aver lasciato un'area senza la mia supervisione. Ora andate all'ufficio del preside. Il preside è tipo esploso, quindi non c'è nessuno che mi firmi gli assegni. Quindi alla nostra insegnante interessa soltanto essere pagata. Non penso che ci sia nessuno. Ok, allora, addio! Davvero, ci lascia così, incustoditi? Benissimo. Beh, allora possiamo andarcene anche noi a questo punto. No, ce l'abbiamo fatta! La fine della giornata, abbiamo salvato Billy! Abbiamo risolto ogni singolo mistero in kindergarten, almeno per il momento, perché secondo me ce ne sono tantissimi ancora. Non so se sarò mai capace di avere le parole per ringraziarti per quello che hai fatto oggi. Mio Dio, un pochino più leccapie di Noè. Sì, mi hai salvato la vita! Non c'è niente che posso fare che potrebbe essere adeguato. Beh, forse c'è qualcosa. Hai ragione! Eccola qui! Che cosa? Mi ha dato una Monster Moon Card! È una Monster Moon Card ultra rara! Mio padre lavora alla compagnia che le fa! Questa è l'unica che esiste! No, davvero! È unica come cosa! Chissà quanto me la vendo su Amazon o eBay! Puoi avere anche questa Collector's Guide! Ti dice dove puoi trovare le altre card Monster Moon! No, che figata! Quindi, magari nei prossimi episodi andremo a caccia delle card Monster Moon. Ditemi se volete questa cosa con un bel commento. Grazie per tutto quello che hai fatto oggi. Dovremmo andare a casa. Sono sicuro che i nostri genitori si staranno chiedendo dove sono. Bye bye! Ce l'abbiamo fatta? Non ci credo! Nulla è andato storto! Meglio, qualcosa è andato storto, ma io ho ricominciato. Ma ce l'abbiamo fatta, finalmente abbiamo ottenuto la Monster Moon Card. Il drago d'oro dagli occhi blu è ovviamente un riferimento a Yu-Gi-Oh! E ora, gente, abbiamo guadagnato $1 e possiamo tornare alla nostra casetta per il 21esimo lunedì di fila, perché il tempo continua a ripetersi. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito la storia principale di Kindergarten! Però abbiamo ancora un sacco di Monster Moon Card da completare e da raccogliere, e soprattutto ci saranno un sacco di missioni secondarie, appunto, da realizzare per ottenerle tutte. Quindi spero che questo episodio di Kindergarten vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi mi piace e commenti qui sotto se volete altri episodi, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!